Grazie Presidente, ci c'è la voce, sì. Dunque, devo dire che il tema mi interessa particolarmente, un po' per le strutture professionali che riveste. Quando il consigliere Borzonello ha parlato la volta scorsa, sono rimasto colpito, ero diciamo favorevole all'intervento e alle idee che ha suggerito il consigliere. Poi ho fatto un po' di riflessioni, soprattutto dopo che ho ricevuto, come tutti i miei colleghi, la lettera spedita dal Presidente degli Industriali. L'ho letta attentamente e ho voluto approfondire un po' questi dati. E mi sono anche confrontato, questo proprio fortuitamente, non più tardi di mezz'ora fa, con un ufficio per altre motivazioni, e ho venuto a trovarmi Renzo Bortolussi, di Acqua, quell'associazione ambientalista che arriva a causa a favore di non fare le casse di espansione sul fallimento. E diciamo che non era sbagliato dal mio punto di vista una settimana fa ciò che esprimeva il consigliere Bolzonello a luce della grande esposizione che ha fatto Gianni Zanolini. Però poi io ho riflettuto un attimino, e quando il consigliere Bolzonello parlava di riduzione degli eventuali pedaggi nell'autostrada A4, perché magari verrebbe un domani deviata sulla futura Cervello Sequaz, mi sono domandato: ma vuoi che chi ha fatto questo progetto non abbia pensato a questa possibile eventuale perdita? Vuoi che tutti questi signori, questi consigli di direzione, non abbiano fatto questa valutazione? Perciò questo aspetto di natura economica non vorrei nemmeno affrontarlo, anche perché non sono fondamentalmente preparato in questo senso, però mi fido di chi fa i conti, di chi fa i progetti finanziari, indipendentemente che sia di sinistra o che sia di destra. Mi fido di chi predispone questi conteggi. Sotto l'aspetto paesaggistico, credo che sia da cogliere il suggerimento che ha manifestato Gianni Zanolini la volta scorsa. Vero è che, parlando ma senza motivazione, cioè senza diciamo aver nessun incontro ad hoc, l'associazione ambientalista ABBA mi ha fatto capire oggi che, dal loro punto di vista, questa bretella, questa autostrada deve essere fatta, e mi coglie di sorpresa quando degli ambientalisti abbastanza agguerriti, tra virgolette, sono favorevoli a una grande colata di cemento. Perciò non entro in questo tema. Una cosa di cui invece mi sono preoccupato, e mi rammarica che nessuno abbia evidenziato il problema, la cosa principale che abbiamo come problema della Cervello Sequaz, e vi assicuro che per effetto della mia attività agonistico sportiva la conosco metro per metro, la Cervello Sequaz oggi è una delle strade più pericolose che abbiamo, e nessuno affronta mai il tema della sicurezza oggettiva in questo caso, cioè legato a come quella strada è stata costruita. È stata fatta, è stata pensata come un'autostrada, poi la grande, per un attimo la volgarità, ma da quando vedo che Frank usa certe parole, la grande fesseria, la grande fesseria, ma sapete perfettamente cosa intendevo, è stata quella di non dotare questa pseudo superstrada, che tanti la chiamano superstrada, e vi assicuro che le superstrade non esistono, perché ci sono autostrade e strade extraurbane principali e strade extraurbane secondarie. Quella è una strada extraurbana secondaria analoga alla Ponte Bar, identica, precisa. Gli hanno fatto però le corsie larghe, l'hanno fatta rialzata, hanno eliminato le intersezioni a raso, grande iniziativa, ok? Ma purtroppo una strada così come è fatta favorisce la velocità, tant'è che negli appunti mi sono segnato grande cassa finanziaria per le entrate, in questo caso dello Stato, per le multe che vengono elevate, per le patenti che vengono tolte, se volete, che magari vengono a rottare i punti in qualche autoscuola della città, no? Una chiave, no?
scusate questa uscita un po' non molto felice. Il problema principale è quello che vi ho evidenziato, anche perché su quell'autostrada ci sono i fiori rivolti a un amico mio che oggi non c'è più, proprio per come questa strada è stata fatta, ed è stata fatta molto 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 male. Ripeto, non chiamatela superstrada, perché le superstrade sono quelle per Superman e non c'è nessun Superman allora. Quindi io vorrei che in primo luogo si parlasse di sicurezza, dal mio punto di vista. Ricordatevi che professionalmente vi dico che le strade più sicure che abbiamo in Italia sono le autostrade. Sono le autostrade. E in Italia abbiamo, perché abbiamo un territorio purtroppo molto montuoso, e questo ha determinato grandi investimenti, perché chiaramente un'autostrada fatta in pianura e fare le gallerie costa molti più quadrini, però comunque sono delle autostrade fatte molto bene e abbiamo un basso tasso di incidentalità. Purtroppo non tutti hanno l'abitudine, Autovie Venete ne è colpevole, perché io credo che, lo ripeto nelle mie lezioni, Autovie Venete, dal mio punto di vista strettamente personale, è colpevole di quei 7 morti dell'autostrada A4. E se vi ricordate, prima che ci fosse quell'autostrada c'era un guardrail che separava, oggi c'è un New Jersey. La differenza qual è? Il guardrail è la struttura metallica, il New Jersey è il cemento armato alto 1,10 m che è sagomato in maniera tale che anche con un angolo di impatto di 45 gradi a 130 all'ora qualsiasi automezzo rimane, anche il mezzo pesante resta. Io mi domando perché non è stato fatto prima di quel 7 agosto del 2008, però non è compito mio sollevare questo, ma una cosa fondamentale è mettere questo elemento che separa i sensi di marcia. Questo consente anche di aumentare la velocità, perché in Italia non puoi andare oltre 90 km all'ora dove c'è un doppio senso. Lì sulla Cipello Sequazzo c'è il limite 90, ma quante volte la Polstrada ha fermato automobilisti a 150, a 160 o a 180 km all'ora? È una velocità in quella strada molto pericolosa, ma la tipologia di come è fatta oggi induce. Se viceversa fosse un'autostrada con la stessa tracciata, non come autostrada, sarebbe molto più sicura, un eventuale incidente creerebbe molti meno problemi. In chiave di viabilità dobbiamo pensare che tra qualche anno avremo il corridoio 5 e questa struttura, questa infrastruttura sicuramente per il nostro territorio produce dei benefici, perché è inevitabile che un transito di questi veicoli porta dei benefici per il territorio. È naturale che qualsiasi gettata di asfalto produce delle turbative sull'ambiente, e questo chiaramente ci sarà sempre, ma noi dobbiamo pensare che 20 anni fa circolava un terzo degli automezzi che circolano oggi. E se tu aumenti il numero di veicoli, aumenti il parco circolante, vero è che da un anno e mezzo le immatricolazioni diminuiscono, ma comunque abbiamo dei numeri ben superiori, ripeto, al doppio, quindi c'è un forte aumento. E se non viene proporzionalmente realizzato un aumento delle corsie, un aumento delle strade per far circolare questi automezzi, è inevitabile che si favorisca l'incidente stradale, che si favorisca una situazione da un punto di vista psicologico deleteria internamente agli automobilisti, e può portare chiaramente a favorire un fenomeno decisamente negativo che è il sinistro stradale. Per ciò che concerne il come un'autostrada deve essere fatta, tanto io credo che noi non andremo a condizionare né in senso positivo né in senso negativo questa costruzione, perché strutture ed enti superiori al nostro hanno già deciso quello che devono fare. Possiamo soltanto dare un segnale politico. Io intendo darlo sempre, soprattutto in questo campo che credo mi appartenga in parte, di natura tecnica. Una cosa che non è fatta sulle nostre autostrade, e mi riferisco da Porto Guaro fino a Sacile Ovest,
mancano i caselli. Voi direte che bello, che bene, risparmiamo i quattrini. Sappiate che se noi in autostrada, nella nostra autostrada, troviamo vetture contromano, troviamo ciclisti, motorini, bambini che entrano nelle autostrade, questi entrano per colpa nostra, perché non mettiamo i caselli. Il casello impedisce anche al conducente ubriaco, io vi rammento che nel 1996, che è, non sono molto lungo di solito, nel 96 è morto il direttore dell'ACI di Pordenone perché contromano è entrato un automobilista ubriaco. Il mio messaggio è favorire il posizionamento di caselli anche sulla nostra qui, cioè parliamo, tutto il più la classe politica può trovare il sistema per non far pagare il traffico stradale ai cittadini residenti. Devo interrompermi perché naturalmente grazie. Grazie.